Dopo 7 anni di attesa e circa 4 anni dall'annuncio, The Last of Us Parte 2 è finalmente in arrivo la prossima settimana. Parliamo del seguito di uno dei titoli più celebri della scorsa generazione e senza il minimo dubbio anche il migliore gioco Naughty Dog e probabilmente anche una delle migliori esclusive PlayStation di questa generazione, se non proprio la migliore. Cerchiamo quindi di capire la ragione di una tale eccellenza, ma soprattutto cerchiamo di capire il motivo per cui The Last of Us Parte 2 sia a tutti gli effetti un capolavoro. I'm gonna find. And I'm gonna kill. Every last one of them. The Last of Us Parte 2 prende piedi 5 anni dopo gli eventi del primo capitolo, di nuovo a Jackson, la prospera oasi autosufficiente gestita, come sicuramente ricordate, da Tommy, il fratello di Joel, e sua moglie Maria. A seguito del clamoroso finale che ha visto Joel compiere una strage per salvare la vita di Ellie, i due sono ormai integrati in questa comunità, che sembra praticamente avere ripristinato la normalità per ognuno dei suoi abitanti. Questa pace idilliaca in un immaginario così spietato non è purtroppo destinata a durare, e un evento atroce e drammatico segna definitivamente Ellie e la spinge ad avviarsi verso Seattle, esigendo vendetta e innescando un pericoloso percorso a doppio taglio che avvolge tutta l'avventura. Glissando da ora su qualsiasi anticipazione, la cosa che permette a The Last of Us Parte 2 di svettare dal punto di vista narrativo è sicuramente l'integrazione perfetta tra game design e racconto. Il parto di Naughty Dog sfrutta il gameplay per rafforzare la dirompenza di alcuni eventi, creare empatia con alcuni personaggi e in generale per affidare i propri temi. La carneficina decisamente esplicita portata avanti dalla brutalità cieca di Ellie oltrepassa l'azione di gameplay in sé e scorre quindi per una sequela progressiva di prese di coscienza, che trova il suo naturale sbocco nella sorprendente seconda metà del gioco. The Last of Us Parte 2 ingloba un racconto che nasce per essere videogioco e difficilmente potrà essere trasposto naturalmente su altri medium. È anche una storia di contrasti che rende tra l'altro partecipi i temi del dibattito contemporaneo e vanta un finale perfetto nell'essere estrema sintesi dei simboli e degli sviluppi della storia dell'avventura. Durante le circa 30 ore che vi serviranno per arrivare alla fine dell'avventura, ma dipende in realtà da come decidete di giocare e quanto volete esplorare, vi dovrete ad affrontare due fazioni, che si contendono con un odio viscerale il dominio della città. I lupi da una parte e i serafini dall'altra, i primi un gruppo estremamente organizzato e militarizzato, i secondi una setta di un folle culto, fondato su tradizioni e gerarchie solide. In più ovviamente ci sono gli infetti, con l'aggiunta, oltre ai classici Rander, Clicker e Bloaters, degli Shambler e in più una nuova versione degli Stalker. Gli Shambler vi caricheranno con la loro stazza e useranno le pustole che hanno sul corpo per emettere una nube di spore acide. La nuova versione degli Stalker invece cercherà di prendervi il più possibile di sorpresa, cercando di rimanere stealth e rendendo inutile, con la loro silenziosità, la modalità ascolto, attivabile con R1. Sia per i nemici umani sia per gli infetti entrano in merito i radicali miglioramenti nel level design e nell'intelligenza artificiale, che in tandem con qualche aggiunta nel crafting, con le rinnovate capacità di movimento di Ellie e con una maggiore interazione ambientale, portano ad un radicale miglioramento nello spettro e della libertà di scelta del giocatore nell'alternanza action-stealth. Sempre parlando di level design, però questa volta al di fuori degli scontri, The Last of Us Parte 2 presenta nella sua prima parte, e con meno insistenza e magnitudine nella seconda, ampie sezioni esplorative, necessarie per approfondire al solito i dettagli di fazioni, sopravvissuti e in generale della storia post-apocalittica di Seattle. Ma non solo. L'esplorazione in The Last of Us Parte 2 è essenziale per acquisire armi, fondine e manuali di addestramento, ovvero l'unico modo per sbloccare interi rami di progressione. La scelta quindi di cedere all'esplorazione gran parte della progressione, se non proprio quasi tutta, è indubbiamente coraggiosa e soddisfacente, e non pensate di non perdervi nulla se scegliete di andare dritti e quindi progredire linearmente. Dal punto di vista tecnico, The Last of Us Parte 2 è una gioia per gli occhi, come scontato, e su PlayStation 4 Pro vanta 30 frame al secondo costanti e granitici. La qualità dell'immagine è superba, con la aliasing praticamente inesistente.
Il livello di attenzione al dettaglio è clamoroso e ogni interno è caratterizzato da dovere e differenziato dal resto, mentre gli esterni regalano un impatto ineccepibile, dai paesaggi innevati e interattivi di Jackson ad una Seattle ormai dominata dalla vegetazione in contrasto alla precedente urbanistica. Non che ci fossero poi dubbi su questo, ma le animazioni in generale sono perfette, coerenti e fluide, sia per Ellie che per i nemici, e quelle facciali sono a dir poco clamorose, con le scene di intermezzo che girano tra l'altro real time in engine, cosa che permette di passare, senza caricamenti o transizioni, al giocato, esattamente come accadeva per Uncharted 4. I modelli anche degli avversari vantano una qualità notevole, come visibile quando si seguono esecuzioni furtive, e reagiscono in maniera sensata a colpi, esplosioni ed esecuzioni, cosa assolutamente necessaria per rendere a dovere la violenza del gioco tanto importante per le finalità narrative. In più, anche il lavoro sull'illuminazione, tra l'altro quasi sempre in diretta, visto l'immaginario, in toto merita un grande applauso, con la resa perfetta di alcuni materiali che sorprende specialmente quando abbinata alla presenza del bagnato, e allo stesso modo le riflessioni onnipresenti colpiscono e contribuiscono senza dubbio all'impatto complessivo.